In Giappone le sale giochi riscuotono ancora parecchio successo e permettono ai giocatori più bravi di esibirsi in pubblico. Questi sono i 7 giochi più tosti. È come selezionare il ciclo di lavaggio più complesso al mondo. Maimai Murasaki sfida i giocatori a toccare e muovere le mani a ritmo sullo schermo circolare. La difficoltà è notevole e il livello Master si sblocca con il 97% di successo a Expert. Si può giocare in 4 e una videocamera registra le vostre mani. La prossima volta che la lavatrice vi rovinerà i vestiti, avrete un videogioco con cui sfogarvi. Cosa c'è di meglio che una battaglia fra due robot? 20 robot! Border Break Scramble X-Zero è un picchiaduro fra robot hardcore in 10 contro 10. Il sistema di controllo mescola l'utilizzo di joystick e mouse e l'obiettivo è di distruggere il reattore del team avversario. Chiaramente serve parecchia strategia nella costruzione del proprio Blast Runner, ma serve anche grande abilità manuale. Insomma, buona fortuna! Nostalgia, o Nostalgia, è un gioco musicale al pianoforte che ti trasforma in un virtuoso della musica classica. Giocare a quella velocità può sembrare impossibile, e la musica, per quanto bellissima, viene sommersa dal suono dei tasti massacrati. Ci ha lasciato addosso la nostalgia per quando non ci eravamo ancora distrutti le dita. Aiuto! Qualcuno ha infilato il disco di Bayonetta nel cabinato di Time Crisis. No, è Gunslinger Stratos 3. Fino a 4 giocatori si uniscono contro avversari umani per ridurre la barra energetica del loro team. Le due pistole virtuali hanno degli stick analogici che possono essere utilizzati per muoversi mentre si prende la mira e si spara. E si possono anche unire le pistole per eseguire attacchi potenti e ovviamente per spararsi le pose. Pump It Up Prime 2015 Japanese Edition, anche noto come PU, è la risposta sudcoreana a Dance Dance Revolution. Popolarissimo nelle sale giochi nipponiche, dove si formano file infinite, è pensato per tutti i livelli di abilità, quindi risulta più accessibile della media, anche se a livelli alti sa offrire una sfida notevolissima. Piazzati con 3 amici sulla panchina di Darius Burst Another Chronicle per una sfida ai tuoi occhi e alla tua bravura. Il doppio schermo ospita le 4 astronavi e un macello di proiettili, mentre si affrontano orde di nemici acquatici. Come nei Darius originali, si procede tramite bivi, con un percorso non lineare, quindi c'è grande varietà nei pesci spaziali che ti faranno inevitabilmente a pezzi. E di fianco abbiamo trovato il Darius del 1987, per un ritorno nostalgico alle origini. Nessun elenco degli arcade più difficili sarebbe completo senza Beatmania, e con IDX24 Cinobuz ne abbiamo finalmente uno adatto a tutte le ore del giorno. Il giocatore riveste il ruolo di un DJ che deve manipolare i controlli per rispettare le istruzioni a schermo. 2DX è uno spin-off che aggiunge 2 tasti per rendere il gioco ancora più difficile. Caspita, significa che bisogna gestire 7 tasti e un piatto da DJ. Vi state chiedendo dove andare per affrontare questi boss di fine livello del videogioco da sala? Dirigetevi verso Warehouse Kawasaki a Tokyo. È un vero e proprio magazzino con 2 piani che straboccano di cabinati, fra cui tutti i giochi di questo elenco. Anche riuscire a entrare, pensate, è una bella sfida.